Non ci sarà alcun commissariamento dell'amministrazione di Locri perché lo scioglimento del Consiglio Comunale decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un atto dovuto con il quale si conclude l'itere procedurale seguito alla decadenza di Giovanni Calabrese da sindaco. Di conseguenza, come previsto dal testo unico delle leggi sugli enti locali, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica comunque nel pieno delle funzioni fino alla prima tornata elettorale utile per il rinnovo del civico consesso e sino alle prossime elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco. E quanto ha dichiarato in sintesi Giuseppe Fontana, sindaco facente funzioni di Locri, all'indomani della diffusione della notizia del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Locri, sancito dal Capo dello Stato con decreto datata 16 gennaio 2023 su richiesta del Ministro dell'Interno. Un decreto che richiama la deliberazione numero 34 del 27 dicembre 2022, con la quale il Consiglio Comunale di Locri ha dichiarato la decadenza di Giovanni Calabrese dalla carica di sindaco. Quella delibera è stata poi trasmessa al prefetto di Reggio Calabria, che a sua volta ha rappresentato quanto deciso dalla maggioranza dei consiglieri comunali locresi direttamente al Ministro dell'Interno, il quale ha poi chiesto al Presidente Mattarella di decretare lo scioglimento del Consiglio che rimane in carica fino alle prossime elezioni amministrative previste per primavera inoltrata, senza che vi sia ricorso ad alcun commissariamento dell'ente, perché in questa circostanza si procede con l'attuazione dell'articolo 53 del TUEL, che non lascia spazio a interpretazioni differenti secondo la maggioranza, in particolare secondo quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio Michi Maio. La norma è chiara e il decreto presidenziale di scioglimento segue la dichiarazione di decadenza, ha sottolineato Maio, e pertanto ci si deve richiamare all'articolo 54 del TUEL, che disciplina altresì il prosieguo dell'attività amministrativa con legale rappresentante dell'ente da parte del sindaco vicario, che nel caso specifico è Giuseppe Fontana, con assoluti pieni poteri, unitamente alla giunta e al consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile. Proseguiremo a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento, ha detto il sindaco facente funzione Fontana, e stiamo portando avanti molte altre opere che erano in itinere e che a breve illustreremo alla nostra città.